Allora, intanto do il benvenuto a Davide Fazio dell'Università degli Studi di Cagliari. Una breve presentazione di Davide. Davide si è formato presso l'Università degli Studi di Bari e l'Università degli Studi di Firenze, rispettivamente nella sua laurea triennale e magistrale. Ha fatto il suo dottorato presso l'Università degli Studi di Cagliari, dove attualmente è post-dottorato. Le sue attività di ricerca, i suoi ambiti di ricerca sono legati all'algebra della logica, all'algebra universale, allo studio delle strutture quantistiche. Ha già all'attivo un numero importante di pubblicazioni. Voglio ricordare però due testi in particolare che mi sono annotato perché stanno per apparire, poi magari Davide ci dice più o meno quando è attesa la pubblicazione. Uno assieme a Leda e a Prabaldi, una monografia dal titolo Percorsi di logica, che apparirà per la casa editrice Mimesis. L'altro invece è un volume apparso nel 2003 insieme a Francesco Paolo e Antonio Ledda, dedicato al titolo Algebraic Perspectives on Substructural Logic per la collana prestigiosa di Trends in Logic. Ecco, voglio ringraziare Davide per aver accettato il nostro invito e ti lascio la parola per non solo dirci quando uscirà questa monografia, così ne prendiamo nota, ma appunto per iniziare il tuo talk. Grazie ancora, Davide. Grazie per Luigi per la presentazione. Bene, la monografia uscirà a marzo-aprile del 2022 ed sarà un'introduzione quanto più esaustiva alla logica classica, quindi un testo di riferimento per tutti i corsi di laurea triennale magistrale che prevedano l'insegnamento di logica. Benissimo, cominciamo un po' con il mio intervento di oggi, che ho intitolato L'indagine logico-algebrica sulla teoria delle divisioni di credenza parasistemica. In particolare mi occuperò di come applicare gli strumenti della logica algebrica astratta al fine di generalizzare i postulati della teoria della revisione delle credenze nel framework di Alcurron, Gerdenfors e Mackinson, un framework particolarmente importante emerso nel corso degli anni 80 nell'ambito degli studi in epistemologia formale, appunto per prototipare operatori di revisione di credenze su agenti che ragionano in base a logiche paraconsistenti. Lasciatemi brevemente riassumere i concetti fondamentali di cui andrò a parlare. Ebbene, il framework AGM, quindi di Alcurron, Gerdenfors, Mackinson, è un framework che si preoccupa di fornire un set di postulati per descrivere in modo formale i processi di modifica di insiemi di credenze alla luce di nuove evidenze. Il framework, per come è stato concepito originariamente, è strettamente basato sulla logica classica, nel seguente senso. L'obiettivo della revisione delle credenze, dell'updating dei sistemi di credenze, è quello di ottenere come risultato sempre sistemi di credenze che siano consistenti, che nel caso classico significa che non contengono coppie di enunciati contraddittori. Questa nozione a sua volta coincide con la nozione di non trivialità. L'esito dell'aggiornamento di un sistema di credenze non può mai essere l'insieme di tutte le credenze. Ora, il fatto che i processi di updating debbano preservare la non contraddittorietà a livello classico è chiaramente un desideratum plausibile, diventa meno plausibile quando intendiamo tenere in considerazione la possibilità che determinati agenti possano avere delle credenze contraddittorie, come accade quando teniamo in considerazione agenti su logiche paraconsistenti. Ebbene, questo problema noi lo risolviamo
utilizzando gli strumenti della logica algebrica astratta, con i quali noi generalizziamo i postulati del framework AGM in modo tale da catturare i concetti chiave previsti dal framework e dunque non basare più l'intero ambiente teorico sulla nozione di consistenza, ma assumiamo che i processi epistemici debbano essere non triviali. Ora, questa non è un'idea completamente nuova, è stata portata avanti anche da altri ricercatori del settore, l'ha portata avanti Priest, Kojiro Tanaka e Edwin Mers. Il punto è che dal punto di vista sintattico, se andiamo ad applicare questo ideale regolativo, otteniamo che la revisione, la nozione di revisione, capiremo in dettaglio che cos'è tra poco, è assolutamente dispensabile, è un concetto vacuo. Invece, nella nostra prospettiva semantica, non è solo un concetto non vacuo, ma addirittura necessario. Lasciatemi brevemente esporre la roadmap, la seguente. Inizialmente riprenderò concetti di logica algebrica astratta, concetti fondamentali, successivamente mi concentrerò su un summary delle nozioni fondamentali della teoria della revisione delle credenze AGM, e la loro controparte algebrica, già studiata in un precedente articolo con Michele Prabaldi, che purtroppo non è potuto essere qui con noi questa mattina. E successivamente vedremo come generalizzare nel framework, in un framework paraconsistente, la nostra logica di riferimento sarà la logica del paradosso LP, i postulati per la revisione delle credenze da una prospettiva algebrica e prototiperemo operatori di revisione paraconsistenti, in particolare il più grande nell'accezione di cui parlerò a breve. Infine, farò un piccolo discorso sull'identità di Levi e l'identità di Harper, che sono due identità fondamentali nel framework AGM e che hanno anche una certa rilevanza filosofica. Lo vedremo successivamente. Bene, una logica. Che cos'è una logica? Per noi una logica è distinta da, può essere identificata con un insieme di formule costruite a partire da un insieme numerabile di variabili proposizionali e un insieme di connettivi che noi chiamiamo segnatura. Identifichiamo una logica con una relazione di conseguenza, che è una relazione tra insiemi di formule e una formula che soddisfa determinati requisiti, in particolare riflessiva. Da un insieme di formule gamma derivo o come conseguenza ogni elemento di gamma, transitiva, ovvero se da gamma derivo tutte le formule in un insieme delta e da delta derivo alfa, allora da gamma derivo alfa, e monotona, se da gamma derivo alfa ed espando gamma con altre formule, continuo a derivare alfa. Questa relazione è inoltre substitution invariant, cioè invariante rispetto a sostituzione, cioè le regole di inferenza sono preservate da sostituzione, cioè da rimpiazzamento di variabili proposizionali con formule, chiaramente moduli formi. Una logica si dice finitaria quando ogni regola di inferenza può essere assunta come avente un numero finito di premesse, ovvero una logica che identifichiamo in questo modo, è finitaria se ogni qualvolta da gamma derivo φ, allora ho sempre un sottoinsieme finito di gamma da cui derivo φ. Quindi le regole di inferenza hanno tutte premesse finite. Una logica ha una congiunzione se esiste un'operazione binaria, che indichiamo come al solito, che è definibile a partire dai connettivi della logica, che soddisfa le usuali regole di eliminazione e introduzione della congiunzione. Ok, introduciamo ora i concetti, diciamo, un po' più algebrici. Una G-matrice, che cos'è? È una coppia basata su un'algebra e un sistema di chiusura, cioè quindi una famiglia di sottoinsiemi dell'algebra con
contenente tutta l'algebra e chiuso sotto intersezioni arbitrarie. Come al solito, dato un sistema di chiusura, assegniamo al sistema di chiusura l'operatore di chiusura associato che prende un sottoinsieme dell'algebra e restituisce il più piccolo elemento del sistema di chiusura che lo contiene. Ogni classe di G matrici determina una logica. Semplicemente prendiamo gamma deriva phi se e solo se ogni interpretazione in ogni ridotto algebrico delle G matrici nella classe di G matrici M soddisfa questa condizione. L'interpretazione della conseguenza è sempre contenuta nella chiusura dell'interpretazione delle premesse. Questa, è facile vedere, è una logica nell'accezione di cui parlavamo poc'anzi. Una logica è completa rispetto a una classe di matrici generalizzate se e solo se la relazione di conseguenza coincide con la relazione di conseguenza indotta dalla classe di G matrici. Un tipo particolare e molto importante di sistema di chiusura su un'algebra e in particolar modo sul modello di una logica è il sistema dei filtri logici sull'algebra, cioè dei filtri sull'algebra indotti dalla logica. Ovvero, presa un'algebra A, nella segnatura della logica, quindi avente le stesse operazioni della logica, i filtri indotti dalla logica sull'algebra A sono tutti sottoinsiemi di A che sono chiusi sotto interpretazioni delle regole di inferenza della logica. Ovvero, ogni qualvolta interpreto le premesse di una regola di inferenza della logica in un sottoinsieme F di A, allora l'interpretazione della conclusione appartiene ancora ad F. F, in questo modo, in questo senso, è un filtro. Una classe particolare di G matrici è la classe dei cosiddetti Basic Full Generalized Models, che sono coppie costituite da un'algebra della segnatura della logica e l'insieme dei filtri indotti dalla logica sull'algebra. Chiaramente la logica è completa rispetto alla classe dei Basic Full Generalized Models. Ora, supponiamo di avere il Basic Full Generalized Model di una logica, che indichiamo in questo modo. Se andiamo ad identificare gli elementi del modello che sono rimpiazzabili salva veritate, ovvero tali che se sostituiti all'interno di un contesto linguistico danno lo stesso portato informazionale, la cosa la formalizziamo in questo modo, otteniamo i cosiddetti modelli ridotti. Ovvero otteniamo coppie di questo tipo dove c'è un'algebra in cui questa relazione è la relazione di identità e poi filtri sull'algebra. I ridotti algebrici di questa classe li indichiamo in questo modo, con algebra. La cosa importante è che i modelli ridotti possono essere visti come modelli in cui non vi sono ridondanze, ovvero modelli in cui gli enunciati sono identificati salva veritate, quando sono rimpiazzabili salva veritate. Cioè non abbiamo proposizioni distinte che dicono la stessa cosa. La logica del paradosso. La logica del paradosso è una logica visibilmente paraconsistente e
una logica completa rispetto a questa G matrice. Qui abbiamo una congiunzione, una disgiunzione e una negazione, che rispondono a queste tavole di verità. Come potete notare, è una logica paraconsistente perché, per esempio, la negazione, abbiamo per esempio che la negazione del valore intermedio coincide con se stessa. Okay? Ora, la semantica algebrica della logica del paradosso è la varietà, diremmo la varietà, dei reticoli di Clini. I reticoli di Clini sono dei reticoli limitati, distributivi, con un'operazione, un'area aggiuntiva, una negazione, che soddisfa De Morgan, il punto 1, la legge di doppia negazione, e la cosiddetta regolarità di Clini, ovvero ogni contraddizione è sempre sotto ogni istanza del terzo escluso. Ora, i filtri della logica del paradosso sui reticoli di Clini cosa sono? Sono nient'altro che i filtri reticolari, cioè i filtri chiusi verso l'alto, ovvero se x appartiene al filtro f e y è sopra x, allora y continua ad appartenere ad f, chiuso rispetto al mit, alla congiunzione, ed è anche chiuso rispetto alle istanze del terzo escluso. Questi sono i filtri logici indotti dalla logica del paradosso sulla sua semantica algebrica intesa, cioè sui reticoli di Clini. Ora, questa precisazione è d'uopo dal momento che qui assumiamo che la logica del paradosso abbia le costanti, ovvero assumiamo che la logica del paradosso abbia una costante 0, per indicare l'informazione assolutamente falsa, una costante 1, che indica l'informazione assolutamente vera, l'informazione triviale. Indicheremo l'insieme dei filtri logici su un modello della semantica algebrica intesa della logica del paradosso in questo modo. Ok, teoria della revisione delle credenze. Anzi, prima di tutto, ci sono domande su questo punto? Ok, posso continuare. Ok, teoria delle revisioni delle credenze EGM. La teoria della revisione delle credenze EGM si occupa di garantire modelli matematici che rendano conto dei processi di aggiornamento di sistemi di credenze alla luce di nuove evidenze. Nasce negli anni 80 e riflette il crescente interesse in quel periodo per i meccanismi appunto di updating, soprattutto per ragioni applicative, visto che si stava diffondendo, soprattutto in quel periodo, un vasto impiego dei database di computer science e intelligenza artificiale. L'idea fondamentale su cui si basa la teoria delle revisioni delle credenze EGM è un'idea quiniana ed è l'idea per cui rivedere, modificare un sistema di credenze alla luce di nuove evidenze richiede sempre una minima perdita di informazioni. Quando aggiorniamo il nostro sistema di credenze, minimizziamo la perdita di informazioni. Scusami Davide se ti interrompo. Allora, alcuni dei partecipanti mi segnalano che non sentono bene la tua voce. Quindi ti chiederei magari di avvicinare un po' il microfono e alzare un po' la voce. Ah, perdonatemi. Più Ora che mi altro sentite meglio? per la registrazione. Sì, perfetto. Io almeno ti sento bene. Benissimo. Perfetto, grazie mille. Scusa per l'interruzione. No, scusate. Quindi, bene. Quindi, come dicevo, la teoria della revisione delle credenze, quindi nasce per il crescente interesse nei meccanismi di updating dei database,
E si basa sull'idea di Quine per cui i processi di aggiornamento di credenze debbano implicare sempre una minima perdita di informazione. Bisogna modificarli il tanto quanto basta per includere la nuova evidenza che desideriamo includere. La teoria si basa su tre operatori primitivi, ovvero i processi epistemici si costruiscono a partire da tre operatori primitivi. Espansione, ovvero quel processo che ci permette, dato un sistema di credenze e una nuova evidenza alfa, di aggiungere alfa al sistema di credenze, a prescindere dal fatto che il risultato sia triviale o meno. Contrazione, ho un insieme di credenze K e vengo a sapere che una delle mie credenze alfa è falsa, devo capire come modificare K in modo tale che alfa non sia più implicato nel mio sistema di credenze, e revisione, che è la combinazione tra le prime due. Al fine, se ho un insieme di credenze K e intendo aggiungere a K una evidenza alfa, devo fare in modo che l'insieme di credenze risultante non sia triviale, ma contenga alfa. Partiamo dall'espansione. L'espansione è la meno interessante perché, appunto, si preoccupa semplicemente di prendere un sistema di credenze e di aggiungere una nuova evidenza a quel sistema di credenze. Verosimilmente, l'operazione di espansione è fatto in questo modo. Ah, scusatemi, premessa. Il sistema, diciamo, il framework originario parte da una nozione di belief set ben precisa, che sarà anche quella di cui ci occuperemo noi. Ovvero, un belief set è un insieme di formule della logica classica chiuso sotto le regole di inferenza della logica classica. Ok? Bene. Quindi lavoreremo, il framework originale lavora con insieme di chiusi di formule e formule. Gli operatori prendono un insieme di formule e una formula e restituisce ancora un insieme di formule. Ora, come dicevo, l'espansione GM è l'operazione più semplice e più ingenua. Prende un insieme di formule chiuso sotto deduzione, una teoria, prende una formula phi, e restituisce il più piccolo insieme chiuso di formule che contiene la teoria originaria F e Φ, ovvero si prende la cosiddetta chiusura deduttiva dell'unione di F con il singoletto di Φ. Più complessa ed estremamente più importante è la contrazione, che è quel processo di revisione di un sistema di credenze quando si viene a sapere che almeno una credenza dell'insieme è falsa. Cosa dobbiamo togliere dal nostro sistema di credenze affinché l'evidenza che intendiamo eliminare non sia più implicata? Ebbene, il framework AGM garantisce un sistema di postulati, questo qui, che ci permette, se soddisfatti, di prototipare degli operatori quanto più affidabili. Quindi cosa fanno questi operatori? Prendono una teoria, prendono una formula e restituiscono una teoria in accordo con questi postulati. Per esempio, l'esito del processo è sempre deterministico, secondo la teoria originaria, ovvero abbiamo sempre uno e un solo output per ogni, diciamo, operatore di contrazione. È prioritized, cioè gli agenti che andiamo a rappresentare in questo framework sono disponibili a rifiutare ogni tipo di credenza e la contrazione quindi ha sempre successo, fuorché nel caso in cui cerchiamo di eliminare dal nostro sistema di credenze le tautologie, ed è fortemente dipendente dal linguaggio. È dipendente dal linguaggio dal momento che assumiamo, per esempio, l'esistenza di un connettivo di congiunzione disciplinato, il cui trattamento epistemico è disciplinato da dei postulati 7 e 8.
Ci sono vari problemi. Questo è un framework molto criticato. C'è una vasta letteratura in cui sono state sottolineate una serie di criticità che sono state poi risolte in vari modi. In particolare si è osservato che il dominio della teoria è quello delle formule, è un dominio sintattico, cioè l'insieme di credenze sono viste insieme, come insieme di formule. Molti, chiaramente, persuasi del fatto che le credenze hanno più a che fare con i contenuti degli enunciati, non con gli enunciati stessi, hanno introdotto altri framework. Mossi dallo stesso interesse, noi abbiamo proposto il framework algebrico, ora lo vedremo. In più, l'AGM è single outcome, cioè crea solo processi deterministici, ovvero non si tiene in considerazione il fatto che gli agenti possano avere spesso a disposizione più opzioni e scegliere solo in un secondo momento quali esiti del proprio aggiornamento delle credenze debbano essere scelti. E in secondo luogo è appunto il framework è fortemente vincolato alla logica classica, infatti assume sempre l'esistenza di una congiunzione ed è prioritized, cioè non si tiene conto, per esempio, della possibilità che degli agenti abbiano insiemi di evidenze innegabili che vadano oltre l'insieme delle tautologie. Si pensi, per esempio, all'idea per cui, che so, la Terra non sia piatta. Cosa abbiamo fatto? Ecco, in un recente lavoro con Michele Prabaldi abbiamo generalizzato questo framework in primo luogo per render conto di una contrazione che sia non deterministica, che sia indipendente dal linguaggio, quindi ci permetta di prototipare degli operatori di contrazione su logiche non classiche, non necessariamente basati sul linguaggio della logica classica, e ci garantisca un framework in cui è possibile mettere in corrispondenza la validità dei postulati degli operatori epistemici con le caratteristiche strutturali della semantica della logica su cui vengono prototipati. Quindi, diciamo, l'esito della nostra indagine è quella di garantire un'indagine algebrica molto generale, un account generale della teoria della revisione AGM, e abbiamo scelto di cominciare con la generalizzazione partendo proprio dal superamento di questo scoglio, che è quello della paraconsistenza. Ora, piccola precisazione. Come dicevo, il framework classico si basa su insiemi di formule sotto deduzione. E questo framework è particolarmente, diciamo, importante quando ci concentriamo sulle implementazioni, ma non su questioni fondazionali. Infatti, appunto, le credenze hanno a che fare più con i contenuti degli enunciati piuttosto che con gli enunciati. Un approccio è stato quello a modi possibili, l'approccio di Groove di fine anni Ottanta, che vede appunto i belief set come insieme di mondi possibili, cioè come l'insieme dei possibili stati di cose che soddisfano tutte le credenze di un determinato agente. L'approccio alternativo è quello che abbiamo formulato io e Michele, che è un approccio algebrico. Il nostro framework quindi non avrà a che fare con insiemi di formule chiusi sotto deduzione, ma avrà a che fare, nel modo più naturale, con un modello. Un basic fuzzy model con i basic fuzzy model di una logica arbitraria, quindi come dicevo con coppie di questo tipo, i belief set saranno
i filtri logici, quindi le teorie logiche indotte dalla logica sull'algebra, e le proposizioni saranno nient'altro che gli elementi dell'algebra. Quindi tutto assolutamente molto naturale. Nel nostro framework, quindi, l'espansione, tutte le operazioni epistemiche non vengono più performate a livello sintattico, ma a livello dei singoli basic full generalized models. Quindi si parte sempre da un basic full generalized model e si prototipano gli operatori epistemici su di esso. L'operazione di espansione è la più semplice da considerare, semplicemente ci permette di prendere un filtro logico, un elemento del modello e ci restituisce il più piccolo filtro logico che contiene il filtro logico originale e la nuova informazione A. Il nostro framework è anche non prioritized, ne parlo velocemente perché non è esattamente l'oggetto dell'intervento, però diciamo il nostro framework è non prioritized perché tiene in considerazione appunto la possibilità che degli agenti abbiano delle informazioni innegabili che vadano ben oltre l'insieme delle tautologie, se esistono, perché parliamo di logiche arbitrarie. Quindi è un framework non prioritized, ovvero le nostre funzioni di contrazione includono sempre una funzione di preferenza, che indichiamo in questo modo, che prende sempre, dato un filtro logico, è un elemento A, l'operazione tau ci restituisce o l'intero filtro logico se hai una tautologia, oppure sottoinsieme del filtro logico considerato, magari arbitrario, magari più piccolo, se non è una tautologia. Questa funzione tau CA prende essenzialmente è un operatore che prende un filtro logico e ci dice quali elementi del filtro logico un determinato agente vuole tenere. Vuole rendere assolutamente non modificabili, non rivedibili. Un esempio particolare di operatore di preferenza, di preference function, è la cosiddetta absolutely skeptic preference function, la funzione di preferenza assolutamente scettica, cioè la funzione di preferenza che simula il comportamento di un agente che è disposto a rinunciare a tutto fuorché alle tautologie. Questi sono stati i postulati per la contrazione che abbiamo proposto nell'articolo con Michele. Abbiamo 8 postulati. Basta notare semplicemente che adesso il nostro framework, la nostra contrazione è non deterministica perché dato un filtro logico, quindi un insieme di credenze e una nuova evidenza, il nostro operatore dà se sempre un insieme di opzioni tra cui un agente può scegliere. È non prioritized, dal momento che l'esito della contrazione di un insieme di credenze con una nuova evidenza deve sempre contenere le evidenze innegabili, e non si basa sul linguaggio. Come vedete, il nuovo framework non tiene in considerazione il fatto che la logica abbia o meno una congiunzione, ovvero è assolutamente libera dal linguaggio. Bene. Chiaramente, quando andiamo a considerare il caso limite, quindi la funzione di preferenza assolutamente scettica, e andiamo a considerare il linguaggio della logica classica, questo fatto è abbastanza interessante, il nostro framework si riduce esattamente al set dei postulati classici per la contrazione. Come vedete, questa è semplicemente la versione non deterministica del set di postulati che ho visto prima. Questa è la versione semplicemente non deterministica e semantica dei postulati dell'AGM classico. Ora,
tipo particolare di contrazione, la cosiddetta maxi-choice contraction. Questa è un tipo di contrazione molto dibattuto in letteratura, dal momento che ha una serie di criticità di cui non parlerò oggi. In particolare, l'operatore di contrazione maxi-choice cosa fa? Classicamente prende una teoria, un insieme di formule, supponiamo di volerla contrarre con alfa, quindi di voler eliminare alfa dalla teoria, e l'operatore cosa ci restituisce? Ci restituisce una determinata sottoteoria della teoria originale che è massimale per non contenere per non contenere l'evidenza alfa. Quindi semplicemente questo operatore ci restituisce le più grandi soluzioni degli esiti di contrazione di una teoria tramite una determinata formula alfa. Nel nostro framework questa nozione si generalizza a logiche arbitrarie, dandoci esattamente una versione semantica e non deterministica che è fatta esattamente in questo modo. Prendo un basic full generalized model, considero la funzione di selezione assolutamente scettica sul basic full generalized model. La nostra maxi choice contraction che cosa fa? Ci restituisce il singoletto della teoria se A è una tautologia, chiaramente se l'insieme delle tautologie chiaramente è non vuoto, e ci restituisce l'insieme dei sottofiltri del filtro originario che sono massimali per non contenere la proposizione A che intendiamo eliminare. Ok. È facile vedere che in ogni logica quest'operatore, così come l'abbiamo definito, soddisfa sempre i primi quattro postulati e gli ultimi tre. Ciò che fa problema è il postulato quinto di recovery, che è un postulato molto importante e che abbiamo studiato abbondantemente, che è il postulato che dice che la contrazione è sempre invertibile. È sempre reversibile, anzi, ovvero se ho un insieme F, se ho un filtro F e da F tramite contrazione tolgo A e poi riaggiungo A, ottengo nuovamente F. Questo è il contenuto del postulato 5. Si può vedere che questo postulato non vale sempre, almeno per la maxi choice contraction, ma vale solo in particolari circostanze di cui non andrò a parlare. Focalizzandoci sulla logica del paradosso e quindi in particolare sui reticoli di Clini, ebbene, è possibile vedere che il quinto postulato non vale. Quindi, ai fini del nostro discorso, noi avremo a che fare con un operatore di contrazione che soddisfano appunto i postulati di cui ho parlato, ma non il postulato di reversibilità. Ok. Billy Free Revision from an Algebraic Perspective. Quindi, che cos'è un operatore di revisione? Un operatore di revisione, a differenza di un operatore di espansione, ci permette di aggiungere a un belief set una nuova evidenza, preservando comunque, almeno a livello classico, la consistenza. Ok? Quindi, come al solito, prende una teoria, prende una formula, restituisce un'altra teoria in accordo con un set di postulati, cioè questi. È importante osservare, quindi, questo: la revisione di un insieme di formule chiuso F con alfa non può mai eccedere la semplice espansione di F con alfa. L'esito di una revisione è sempre deterministico. Quando non alfa non appartiene alla teoria, allora rivedere F con alfa coincide con espandere F con alfa.
L'operatore di revisione non mi dà mai soluzioni triviali, a meno che, o perlomeno contraddittorie, a meno che non stia cercando di aggiungere al mio insieme di credenze una contraddizione. E chiaramente, come potete notare, essendo basata sul framework classico, abbiamo ancora a che fare con dei postulati fortemente legati al linguaggio della logica classica. Quindi continuiamo ad avere una negazione, abbiamo una negazione e ad avere una congiunzione. Tuttavia, ciò che è importante qui sottolineare sono esattamente i punti 4 e 5. Perché questi esattamente ci stanno dicendo cosa? Che alla base dei postulati classici vi è essenzialmente il comportamento classico della negazione. In particolare il postulato 5 ci dice essenzialmente, e il postulato 4 ci dicono essenzialmente che per preservare la consistenza di una teoria, devo sempre assicurarmi che l'esito di un processo di updating mi dia sempre una teoria che non contiene enunciati contraddittori. Ok, piccola specificazione. Nella nostra indagine sulla contrazione ci eravamo concentrati sui cosiddetti Basic Fulgi Models. Noi ci concentreremo sulla sottoclasse dei Reduced Basic Fulgi Models, cioè sulla classe FG Mod Star che abbiamo visto prima, cioè sulla classe dei Basic Fulgi Models, i cui ridotti algebrici non contengono informazioni ridondanti. Ok, primo step d'astrazione. Come generalizziamo a livello algebrico gli operatori di revisione delle credenze? Lo facciamo in questo modo. Per noi un operatore di revisione delle credenze lavorerà non più sull'insieme delle formule, non più su teorie e formule, quindi a livello sintattico, ma su un modello ridotto, generalizzato, arbitrario della logica classica. Per ora ci fermiamo a livello classico. E soddisfa queste semplici generalizzazioni dei postulati. Ovvero, abbiamo che i meccanismi di revisione delle credenze non sono deterministici, ci forniscono sempre insiemi di soluzioni piuttosto che un'unica soluzione. E quindi, diciamo, andiamo a generalizzare postulato dopo postulato, semplicemente i postulati classici, interpretandoli a livello semantico. Come vedete, qui per esempio non c'è più nessun riferimento all'equivalenza logica tra enunciati. Diciamo che due proposizioni sono equivalenti se e solo se generano lo stesso filtro. Insomma, dunque, questa è una semplice generalizzazione algebrica del framework classico. Ora, le seguenti osservazioni le ho anche fatte in precedenza, ma vorrei appena ripeterle. Il punto fondamentale è che la logica del paradosso è paraconsistente, quindi non ha teorie contraddittorie. Il framework AGM classico, come dicevo poc'anzi, assume come valore fondamentale la preservazione della consistenza, e quindi appare complesso conciliare i postulati classici con logiche paraconsistenti, in particolare con la logica del paradosso. Come facciamo dunque? Dovremmo forse concludere che il framework AGM è assolutamente inadeguato? Cioè, dovremmo concludere forse che sarebbe il caso di rinunciare ai postulati AGM e produrre un nuovo set di postulati molto più compatibile con agenti paraconsistenti? In realtà no, perché possiamo notare che passando da un approccio sintattico a un approccio semantico,
siamo in grado di introdurre dei concetti che ci permettono di generalizzare i postulati AGM, catturandone il significato essenziale, e che ci permettono appunto di basare la prototipazione di operatori epistemici, in particolare operatori di revisione su logiche paraconsistenti, sul concetto più generale di preservazione della non trivialità. Quindi, dovendo passare un framework paraconsistente, abbandoniamo l'identificazione tra non contraddittorio e non triviale e assumiamo come ideale regolativo la nozione di non trivialità, la preservazione della non trivialità. Sulla base dei nuovi postulati che andiamo a definire, prototipiamo il più grande operatore di revisione basato sulla logica LP. Vedremo subito in che accezione. In primo luogo ci preoccupiamo di costruire, diciamo, produrre i mattoni che ci permetteranno di costruire il nostro sistema di postulati e in ultima istanza il nostro operatore di revisione. Prendiamo un reticolo di Clini, prendiamo un filtro logico e vediamola come una proposizione, quindi un elemento dell'algebra, e indichiamo in questo modo con fbot A l'insieme degli elementi di F che con A generano il filtro triviale, cioè tutto il supporto dell'algebra. Questi elementi sono nient'altro che gli elementi il cui mit con A, la cui congiunzione con A, mi dà il falso. Chiamiamo questo insieme l'insieme dei trivializzanti di A rispetto ad F. Ecco, questo, diciamo, questa è una curiosità più che altro algebrica, perché è interessante osservare che nel contesto dei reticoli di Clini il comportamento dei trivializzanti è un indebolimento, è una generalizzazione stretta del contesto classico. Cioè, preso se l'insieme dei trivializzanti di F rispetto ad A, cioè i trivializzanti di A rispetto a un filtro F non vuoto, ebbene, è perché c'è non A, F contiene non A. Però non è detto che se un filtro non contiene trivializzanti, allora non contenga non A. Detto altrimenti, tutti i trivializzanti implicano di un elemento A rispetto a un filtro F, implicano non A. Ma non A potrebbe tranquillamente non essere un trivializzante, perché la congiunzione di A e non A potrebbe non essere zero. Quindi diciamo in generale che l'insieme dei trivializzanti di A rispetto ad F forma sempre un sottoreticolo dell'algebra delle proposizioni, e in particolare può essere visto come questa intersezione. È l'ideale reticolare generato da non A intersecato il filtro F. Ok, come sono fatti i trivializzanti? Prendetevi come teoria la seguente. Prendete B, la congiunzione di B e N, la teoria generata dalla congiunzione di B e N, che è nient'altro che questo rettangolo qui. Un trivializzante, per esempio, di non B rispetto a questa teoria, quindi a questo rettangolo qui, è nient'altro che l'insieme costituito da B, da B e A e da B e N. Quindi questi sono i trivializzanti di
non B rispetto al filtro che stiamo considerando, perché appunto la congiunzione di B e non B è 0, la primità e non B è 0 e così via. Ecco. Scusa Davide, posso fare una domanda su questo Sì, esempio? certo. Però nei trivializzanti c'è anche 0 e 1, perché nel lemma dicevi che era un sottoreticolo, o no? Lo zero, allora, F bot A Perché è 1 dici... No, intersecato F. però nel punto 1 dici se il trivializzante è diverso da 0... Allora è un sottoreticolo. Ma non un sottoreticolo limitato. Ah, ok, quindi è un sottoreticolo che okay, nel linguaggio. Ok, senza le costanti, perfetto. Esatto. Sì. Ok. Ok, quindi questo è il. Abbiamo visto come, diciamo, in concreto possiamo vedere la nozione di trivializzante di un filtro F rispetto a un determinato elemento. E questa è la generalizzazione dei postulati. Ora, il nostro operatore di revisione basato sulla logica del paradosso LP sarà semplicemente un operatore che prende un filtro logico indotto dalla logica del paradosso su un modello algebrico ridotto della logica del paradosso e prende anche una proposizione e restituisce un insieme di possibili filtri, di possibili soluzioni in accordo con i seguenti postulati. Come potete notare, abbiamo eliminato, abbiamo modificato i postulati che determinano l'identificazione tra non trivialità e non contraddittorietà, al fine di appunto tenere in considerazione il fatto che in LP una teoria potrebbe essere contraddittoria seppur non triviale. In particolare segnalo il punto 4 che ci dice cosa? Che se l'insieme dei trivializzanti di F rispetto ad A è vuoto, allora la revisione coincide con l'espansione, mi dà un'unica soluzione, questa è l'espansione. Ancora ci dice, quindi ciò che stiamo facendo è rimpiazzare la condizione filtro generato dal V, la condizione insieme dei trivializzanti di F rispetto ad A uguale insieme vuoto, la stiamo rimpiazzando alla condizione con non appartiene a F, che abbiamo visto nel set dei postulati per la logica classica. Bene, quindi come potete notare non c'è più nessun riferimento alla negazione, il punto 4 l'abbiamo visto, il punto 8, ecco, è molto importante perché è uno dei punti che disciplinano la revisione di un determinato filtro tramite la congiunzione di due proposizioni, che ci dice questo. Supponiamo di avere una soluzione della revisione di F con A, chiamiamola K, se K non contiene elementi che trivializzano con B, cioè che appunto in congiunzione con B ci danno la teoria triviale, allora K può essere esteso a una soluzione di H, a una soluzione H della revisione di F con A e B, appunto tale che K più B è contenuta in H. Detto altrimenti, se io rivedo F con una evidenza A e in questo modo ottengo una nuova teoria che non contiene trivializzanti rispetto a B, allora per ottenere una revisione della teoria iniziale con la congiunzione di A e B, mi basta semplicemente prendere l'esito della revisione con A e aggiungere B e basta. Come potete notare, questi sono dei semplici postulati che obbligano gli operatori di revisione prototipati su di essi a garantire la minima perdita di informazione possibile, cioè la minima modifica
del sistema possibile del sistema di credenze alla luce della nuova evidenza. Certo, questa è un'osservazione molto semplice, ci dice semplicemente che quando andiamo ad applicare il sistema dei postulati che abbiamo visto ai modelli della logica classica, ci riduciamo esattamente al framework classico, quindi ai postulati classici. Questo lemma, diciamo, ci fornisce alcune evidenze sul fatto che la nostra generalizzazione è appunto non una modificazione, ma una semplice generalizzazione del framework classico. Quando torniamo, restituiamo alla logica sottostante tutte le caratteristiche classiche, collassiamo nuovamente sul framework di partenza. Vogliamo prototipare, sulla base dei postulati che abbiamo visto, un operatore di revisione affidabile. Come facciamo? Prototipiamo in primo luogo il più grande, vedremo subito in che senso. Prendiamo un modello di LP, d'ora in avanti considereremo solo modelli ridotti, quindi prendiamo un modello di LP, un filtro F di LP, è un elemento A del supporto, e ci definiamo in questo modo F-Fbot A come l'insieme delle contrazioni di F con un trivializzante di A, se Fbot A non è vuoto e A non è l'informazione assolutamente falsa, e ci andiamo a prendere il singoletto del filtro F altrimenti. Preso questo insieme di soluzioni, andiamo a isolare all'interno di questo insieme di soluzioni quelle buone. Cioè ci andiamo a prendere all'interno di questo, dell'insieme F-F bot A, l'insieme S più A, che è l'insieme di tutte quelle soluzioni che non solo non contengono almeno un trivializzante di A in F, ma non ne contengono nessuno. È possibile dimostrare appunto che l'insieme delle soluzioni buone è sempre non vuoto. Ed è possibile anche caratterizzarlo. In pratica, preso un filtro F, è un elemento A, se andiamo a costruirci F-F bot A e poi ad isolarci S più A, l'insieme S più A è esattamente l'insieme delle soluzioni di F-F bot A che includono questo sottoinsieme qui. Mi piace pensarla in questo modo, è l'insieme delle soluzioni, delle contrazioni del filtro originario tramite trivializzanti che prendono in considerazione la possibilità che A sia vera. Ci costruiamo il nostro operatore di revisione in questo modo. Prendiamo un filtro, prendiamo un elemento A, rivedere F con A è nient'altro che applicare la costruzione di cui ho parlato poc'anzi e prendere ogni soluzione di S più A e aggiungere A. Si può dimostrare che questo operatore soddisfa tutti i postulati AGM, quindi almeno nella nostra prospettiva può essere considerato un operatore buono. Considerazioni. Gli operatori così definiti, perché noi l'abbiamo definito, come potete notare, sull'operatore maxi choice, quindi garantendo la minima perdita di informazioni possibile, gli operatori così definiti soffrono di una grave patologia, che è quella di essere un po' troppo coraggiosi, diciamo. Ovvero, è possibile dimostrare
che a livello classico, se io vado a prototipare un operatore di revisione su una contrattazione MaxiChoice, ciò che ottengo è un operatore che mi restituisce sempre teorie complete. Quindi non può essere utilizzato per simulare il comportamento di agenti, diciamo, realistici, dal momento che prende sempre un filtro, una teoria, e mi restituisce sempre una teoria massimale, cioè aggiornare una teoria F tramite un'evidenza alfa significa ottenere sempre una teoria massimale che dimostra quindi per ogni formula beta o beta oppure non beta, il che è veramente poco realistico se prendiamo in considerazione la possibilità di avere a che fare con agenti, diciamo, umani. Ciò che è interessante del nostro framework è che si capisce nel nostro contesto il perché questo accade. Infatti, si può dimostrare che se una proposizione e la sua negazione sono contraddittorie, allora si verifica questo comportamento patologico della revisione. Detto altrimenti, questo ci lascia intravedere che il responsabile degli effetti patologici della definizione di determinati operatori di revisione non dipende dal framework AGM e dai postulati, ma dal comportamento della logica stessa. In particolare dal fatto che classicamente abbiamo a che fare con una negazione appunto classica, che ci costringe ad ammettere il fatto che una formula sia sempre contraddica sempre la sua negazione. Quindi cominciamo già a vedere che molti degli aspetti patologici del framework AGM, o che sono stati imputati al framework AGM, non dipendono dal fatto che abbiamo avuto a che fare, che abbiamo a che fare con dei postulati troppo forti, ma che abbiamo a che fare appunto con una logica troppo forte. E, come dicevo, questo operatore di revisione che abbiamo prototipato è il più grande. È il più grande nel senso che ogni altro le soluzioni di ogni altro operatore di revisione che soddisfa i postulati, i nostri postulati, la nostra generalizzazione dei postulati, sono contenute, tutte quelle soluzioni, sono ogni soluzione di un operatore di revisione buono è contenuta in almeno una soluzione nel nostro operatore di revisione. Detto altrimenti, il nostro operatore di revisione è l'operatore più quiniano in assoluto, cioè rispetta, cioè il criterio di perdita minima di informazioni. Ora, l'identità di Levi e di Harper. Classicamente, l'identità di Levi e di Harper hanno un ruolo particolare, perché l'identità di Levi e di Harper ci dicono che è possibile, definire un operatore epistemico alla luce degli altri due. In particolare, classicamente si può dimostrare che ogni revisione può essere ottenuta combinando un'opportuna contrazione e l'espansione, ogni contrazione può essere ottenuta semplicemente combinando in questo modo utilizzando la revisione. È facile notare dunque il significato di queste due identità. Una revisione della teoria F tramite una nuova evidenza phi in modo tale da preservare la consistenza, mi basta assicurarmi che F non contenga phi, quindi eventualmente la tolgo, che non contenga non phi, e poi mi basta aggiungere phi. Per contrarre F con phi, quindi eventualmente eliminare phi da F se presente, mi basta semplicemente provare ad aggiornare F con non phi,
In questo modo io ottengo una teoria consistente che assolutamente non contiene phi. E poi mi basta prendere il residuo di questo nuovo insieme in F. Ciò che è contenuto in questo nuovo insieme è in F. Bene, la nostra domanda è, la domanda che ci siamo posti è questa. Sotto quali condizioni queste identità qui continuano a valere nel nostro framework? Ovvero, detto altrimenti, sotto quali condizioni l'identità di Levi continua, diciamo, nella sua versione non deterministica, chiaramente, multiple solutions, continua a valere per il nostro operatore di revisione? Ancora, sotto quali condizioni la maxi choice contraction che abbiamo definito continua a essere definibile a partire dal nostro operatore di revisione tramite l'identità di Harper? Questo è un risultato preliminare, ci dice che in ogni modello, diciamo, ogni modello, questo è un risultato molto semplice, in ogni modello si verifica che la revisione, chiaramente per come l'abbiamo costruita, è sempre l'esito di un meccanismo Levi style, cioè la otteniamo sempre con una procedura di contrazione e revisione, di contrazione ed espansione. Così come l'insieme delle soluzioni buone della contrazione di F tramite i trivializzanti in F di A si ottengono sempre prendendo un esito della revisione di F con A e poi prendendo l'intersezione con il filtro originario, ciò che resta nel filtro originario. È facile notare quanto segue. Se andiamo a considerare F per A, l'esito della revisione di F con A è sempre successful, ha sempre successo. Mentre S più A, appunto l'insieme delle soluzioni buone di F-F bot A, non è detto non contengano non A, perché non A potrebbe non essere un trivializzante. Osservazione importante, sia A che S più A coincide con l'esito della contrazione di F con non A quando appunto una proposizione e la sua negazione sono contraddittorie. Quindi, in altri termini, la nostra generalizzazione appunto generalizza a livello paraconsistente ciò che accade classicamente. Detto altrimenti, se andiamo poi a riaggiungere le condizioni classiche al nostro framework, andiamo a collassare esattamente sul framework originario. E questi sono i risultati di caratterizzazione. Vediamo che l'identità di Levi e di Harper sono addirittura caratterizzano la condizione classica, la negazione classica. Cioè è possibile dimostrare che, preso un modello ridotto, il nostro operatore di revisione, l'operatore di revisione definisce tramite l'identità di Harper l'operatore di contrazione se e solo se il modello è un modello classico, cioè sia che ogni proposizione contraddice la sua negazione. Stessa cosa la si dimostra per l'identità di Levi. L'identità di Levi vale sempre solo e soltanto se il modello che abbiamo a disposizione è un modello classico, ovvero vale il principio di non contraddizione. Quindi, detto in altri termini, l'identità di Levi e l'identità di Harper appaiono
come fortemente caratterizzanti la classicità dei modelli. Piccole conclusioni, alcune conclusioni. Come abbiamo visto, l'utilizzo delle nozioni algebriche per lo studio della teoria AGM ci permette di generalizzare i postulati al fine di astrarre dalle caratteristiche specifiche di una determinata logica, in particolare per la logica classe sulla quale il framework originario era stato concepito. E il framework algebrico ha un ulteriore vantaggio, il vantaggio di farci capire che molti degli aspetti patologici per cui il framework AGM è stato contestato e è stato talvolta abbandonato, non dipendono dai concetti chiave su cui l'AGM si basa, ma dipendono essenzialmente sulla logica su cui l'AGM si basa. E ancora, il fatto che un operatore di revisione sull'algebra delle formule esibisca un comportamento patologico non significa che esso non sia utile invece dal punto di vista semantico. Infatti, il nostro operatore di revisione, quello che abbiamo prototipato, quello più grande, sull'algebra delle formule è assolutamente inutile perché coincide con l'espansione. Ma a livello semantico, che almeno a nostro avviso è il più importante, ha un ruolo fondamentale, anzi, è assolutamente necessario. E infine, si diceva per l'identità di Levi, noi ne abbiamo fornito una versione molto generale, infatti abbiamo definito l'operatore di revisione utilizzando una specie di identità di Levi. Prendi un filtro logico, rimuovi dal filtro logico tutte le informazioni che contraddicono l'evidenza con la quale vogliamo aggiornarlo e dunque aggiorniamo la nuova informazione, il nuovo sistema di informazioni e prendiamone la chiusura. L'identità di Levi, dunque, a un livello più generale, può ancora essere vista come un ideale regolativo nella prototipazione degli operatori di revisione. Stessa cosa non si può dire per l'identità di Harper, ovvero il fatto che ho un filtro logico e il fatto di aggiornarlo con un'evidenza A non ci assicura a livello paraconsistente di eliminare sempre non A, proprio perché questa volta preservazione della non trivialità, ancora una volta, non coincide con la preservazione della non contraddittorietà. E credo di aver terminato qui. Grazie molte, Davide, per questa bella introduzione e analisi dei problemi di AGM. E apriamo lo spazio per le domande. Allora, io non riesco a vedere comodamente la chat, quindi vi chiedo gentilmente di prendere direttamente la parola. Posso? Sì, vai Enzo, vai. Grazie Davide, il risultato che hai presentato è molto elegante e una generalizzazione estremamente interessante. Mi venivano in mente delle considerazioni di carattere periferico, se vuoi, più culturale rispetto a quello che hai detto. La prima è questa, e tu hai parlato, diciamo, di questo principio quiniano che nel belief revision bisogna minimizzare la perdita di informazione. Però c'è anche, adesso forse nel caso di logiche non probabilistiche, questo aspetto diciamo passa in secondo piano, però l'altra cosa fondamentale è massimizzare l'entropia, cioè non aggiungere informazione che non c'è, no? Che è il principio di Gines, che è fondamentale nell'aggiornamento delle credenze e che si usa, diciamo, quando si ha a che fare con
un sistema probabilistico. Ecco, questa osservazione mi porta direttamente all'altra domanda, no? Ci sono logiche epistemiche probabilistiche che ovviamente hanno dei problemi e mi chiedevo appunto, confrontando la vostra generalizzazione con il caso delle logiche epistemiche probabilistiche nel belief revision, che vantaggi e svantaggi, cioè se avete mai riflettuto su questo aspetto, ecco. E per concludere, mi sembra che il lavoro che avete fatto sia estremamente interessante per chi lavora sui database, nel senso che effettivamente questo sembra essere uno strumento molto potente per aggiornare i database in maniera sensata, no? Perché è uno dei grandi problemi della rappresentazione della conoscenza, questo. Lì c'è tutto il gruppo di Trento, no, che lavora su ste robe qua e effettivamente, niente, insomma, queste sono le cose che mi sono venute in mente. Grazie comunque. Grazie, grazie. Allora, per quanto riguarda la questione delle logiche epistemiche probabilistiche, ora non le conosco, non me ne sono mai occupato. Non me ne sono mai occupato. In generale, diciamo, l'AGM si basa su un approccio strettamente non quantitativo. Cioè assume proprio come ideale regolativo il fatto di non avere un approccio quantitativo, quindi non probabilistico, ma semplicemente qualitativo alla teoria della revisione delle credenze. Quindi diciamo può essere visto come diciamo, un framework complementare rispetto a quello delle indagini quantitative sui meccanismi di revisione delle credenze. Semplicemente il framework AGM, ciò che aggiunge il framework AGM è semplicemente un insieme di strumenti che permettono di ragionare su dei criteri di razionalità minimi sulla base dei quali prototipare appunto degli operatori di revisione delle credenze. Però diciamo rispetto ai metodi quantitativi, diciamo, sono visti come disgiunti e complementari, ecco. Poi ci sono lavori che hanno fatto, chiaramente prendendo logiche probabilistiche, chiaramente avendo un approccio anche basato sui parametri, per esempio, quindi criteri di affidabilità, valori di affidabilità, anche misure di entropia sui belief set, però diciamo il cuore della teoria delle revisioni delle credenze AGM è quello di non affrontare questioni quantitative, ma solo qualitative, in particolare riflettere sui fondamenti. Questo. Poi per quanto riguarda i database, la cosa importante qui è la seguente. Effettivamente, quando abbiamo cominciato a ragionare su questo framework, la prima cosa che ci siamo chiesti è perché ragionare sulle formule se possiamo ragionare su insiemi di dati? Ovvero, i modelli ridotti della logica possono essere visti tranquillamente come insiemi di dati su cui performiamo delle deduzioni. Quindi questo framework risulta particolarmente, diciamo, concreto e utilizzabile appunto nelle realizzazioni concrete di una determinata logica. Si pensi per esempio a logiche come le logiche quantistiche che hanno una sintassi particolarmente inelegante, ma dei modelli particolarmente limpidi. In quel caso è possibile fare un ragionamento di epistemologia formale ragionando direttamente sui modelli algebrici senza passare attraverso la logica e calcoli astrusi. Quindi sì, è vero, ci permette di ragionare sui database, in particolare su insiemi di dati, però potrebbe essere anche utile da un punto di vista strettamente fondazionale, perché per esempio ci permetterebbe di prototipare operatori di revisione direttamente non più sulla logica classica e basta, ma anche, che so, sull'algebra di Boole del sottoinsieme dello spazio delle fasi, per esempio.
o sui reticoli di sottospazi chiusi, di spazi di Hilbert, cioè ragionare direttamente nei modelli concreti. Quindi questo credo sia un guadagno della teoria. Grazie. Altre Io ho domande? un commento, Prego, scusa, sì, prego, io vai, vai. sono assolutamente d'accordo con Davide, con quello che hai appena detto, che rende molto, molto interessante il vostro approccio. Sulla domanda di Enzo ho un commento tecnico, forse una scemenza. Il problema è che l'approccio di Davide e Michele ha alla base la logica algebrica astratta e quando vai nelle logiche probabilistiche. Come dire, vai su a lavorare con degli strumenti che non sono logiche nel senso della logica algebrica astratta. Dal mio punto di vista sarebbe anche molto interessante provare a fare uno studio generale, delle logiche probabilistiche, cioè, voglio dire, manuale di logica algebrica astratta, alla pagina 1 c'è cioè gli omomorfismi, perché una logica dipende dagli omomorfismi, ecco, in logica probabilistica non hai gli omomorfismi e le misure di probabilità. Rifare tutto questo sarebbe molto, cioè voglio dire, generalizzare, avere una teoria generale di che cosa vuol dire, quali sono le relazioni di conseguenza quando possiamo morfismi e le misure di probabilità sarebbe molto molto interessante, però è qualcosa che manca, per cui forse anche per questo Davide non ti ha potuto rispondere, cioè non generalizzare quando vai lì non c'è niente, ecco, su cui provare a generalizzare. Più che altro ci sono dei lavori che sono stati fatti in particolare da Gerdenfors, soprattutto utilizzando, diciamo, misure di probabilità, che sono le teorie di epistemic entrenchment. Non so, Stefano, se le hai viste quelle cose là. Cioè quella di prototipare operatori di revisione, stabilendo una relazione di entrenchment tra enunciati, e questa relazione spesso è determinata dalla relazione di rilevanza, no? Determinata da misure di probabilità, no? E sulla base di quella loro prototipano operatori di revisione. Quindi questo, perlomeno così, sono state utilizzate, diciamo, tecniche di teoria della probabilità nell'ambito della belief revision fino ad ora, però non credo sia nell'accezione che intendi te, chiaramente. Io avevo, no, non Prego, conosco, prego, è andate interessante, ma tranquillamente. Sì. non conosco appunto questo approccio, però mi sembra interessante. Comunque, è una bella domanda la tua. Secondo me varrebbe la pena approfondirlo. Sì, io avevo una domanda e un commento. E vabbè, parto dal commento che è forse più generale per tutti. C'è una cosa che non hai enfatizzato, ma che forse qui molti non hanno colto, ma è molto interessante. Se vai alla definizione dell'operatore di revisione, no, non di revisione, scusa, di contrazione di Mackinson, non usa solo la congiunzione, usa anche la doppia freccia, cioè dice Certo. togliere da F tolgo A è uguale a togliere da F bis solo se è quello qui. Vabbè, diciamo, se solo se alfa, A e B sono formule classicamente equivalenti, allora lì uno potrebbe pensare Certo. che, diciamo, questo dipende molto dal fatto che la logica classica è algebrizzabile, ha un'ottima implicazione, ha un'ottima maniera di dire, di esprimere, no? Quando due formule sono equivalenti. Ecco, la risposta del loro approccio è no, cioè. Si può comunque rifare tutto anche senza una buona implicazione utilizzando i full G-models, voglio dire, utilizzando i full G-models, tant'è che poi loro lavorano con LP che è una logica non algebrizzabile, non protoalgebrica, che ha, diciamo, tradotto per chi non mastica la logica algebrica astratta, che ha un'implicazione che si comporta estremamente male. E infatti l'implicazione lì non c'è perché nella generalizzazione perché si riesce a fare come Esatto, rimpiazziamo questa condizione semplicemente lavorando nei modelli ridotti, rimpiazziamo questo postulato 6
in particolare l'antecedente, richiedendo che due proposizioni abbiano la stessa chiusura, cioè Cioè, contengano non una. devi più, se fai cadere A e A implica B, non è detto che tu debba togliere anche B. No, scusa, se B implica e fai cadere B, non è detto, scusa, fai cadere A, non è detto che devi togliere anche B nella tua generalizzazione. Beh, nella generalizzazione appunto non hai di fatto un'implicazione. Non hai di fatto un'implicazione, quindi il modus ponens vale. Non vale proprio il modus ponens. Sì. Quindi diciamo quella condizione non è Sì. detto che venga soddisfatta. Comunque sì, il vantaggio dell'utilizzare gli strumenti algebrici è il fatto di avere a che fare dei concetti molto, molto, molto più fini rispetto a quelli sintattici che si utilizzano di solito in queste cose. Perché ha a che fare con la nozione di filtro, di sistema di chiusura. Per esempio, la nozione di sistema di chiusura è importante perché, ecco, guardiamolo un attimo, perché se, un secondo. La nozione di sistema di chiusura è importante. Perché già qui è contenuto diciamo, ci sono già tutte le informazioni per fare, diciamo, un ulteriore spin-off della teoria. Perché se, per esempio, andiamo a concentrarci non più sui basic fuzzy models, ma sulle coppie A power set di A, che è chiaramente un sistema di chiusura. Qui ci sono già tutti gli elementi per fare la teoria delle belief basis, che è l'ulteriore sviluppo, è uno dei più utilizzati, diciamo, in ambito informatico della belief revision AGM, per esempio. Cioè, il bello del framework algebrico è che c'è tutto quello che serve per generalizzare in modo elegante 50 anni di teoria che a un certo punto, almeno, hanno un po' faticato un po' ad andare avanti. Questo è il punto. Ecco perché è importante, almeno secondo me, l'algebra della belief revision. È molto più ricca. La domanda era, questo era il commento, scusa, la domanda era un po' più specifica, ed è questa. Ha senso chiedersi in quali casi l'operatore di revision, invece di ritornarmi un sottoinsieme, diciamo, mi ritorna esattamente un filtro ancora? Per esempio, hai fatto vedere, era la condizione 4 a un certo punto, hai fatto vedere che se i trivializzanti di un elemento sono l'insieme vuoto, allora è proprio il caso che diciamo, l'operatore di revisione ti dà esattamente un filtro. Ecco, non so se ha senso farsi questa domanda, cioè caratterizzare con un se solo se condizioni necessarie e sufficienti in cui l'operatore ti dà esattamente un filtro. Non so se ha senso, Beh, potrebbe essere una domanda stupida, una scemenza di domanda. allora, dal punto di vista del modello, allora, ti dà esattamente, dipende da come prototipi l'operatore di revisione. Per esempio, nel nostro caso è facile vedere cosa restituisce l'operatore di revisione. Restituisce, diciamo, teorie tutto sommato massimali. Massimamente non triviali, ok? E diciamo, a meno che il modello non sia estremamente piccolo, ce ne possono essere anche sicuramente più di due, più di una. Però sicuramente diciamo che questa è una cosa che cioè la tua domanda ha senso e cominceremo a indagare sulla cosa a breve con Michele. Quando andremo poi a fare una teoria generale della revisione, perché questo è il caso proprio, l'abbiamo fatto per LP, ma era, diciamo, questo è un punto di partenza. Quando faremo la teoria generale della revisione, ci occuperemo esattamente anche di questo, cioè quindi determinare sotto quali condizioni
l'operatore di revisione è assolutamente deterministico. A naso credo che questo dipenda moltissimo dal fatto se assumo o meno una preference function. Perché come nella nostra teoria della contrazione c'è cioè la preference function, ciò che vogliamo fare è generalizzare le preference function anche al caso della revisione. L'esistenza di una preference function che sta sempre lì a selezionare le soluzioni potrebbe essere esattamente il discriminante che ci permette di ottenere una funzione di revisione deterministica. Questo. Però in Diciamo, generale. se prendo intuitivamente, se prendo delle algebre in algio sufficientemente piccole, diciamo, se mi prendo le sotto direttamente riducibili, tipicamente sarà, no? Cioè, sono talmente pochi filtri, però non lo so. Dipende. Ora stiamo ragionando nel dipende, non è detto. Non è detto. Nel caso delle algebre semplici è No, ma infatti, facile. diciamo. Però forse ok, sì. Davide, io ho giusto un paio di curiosità. La prima mi ha un po' sorpreso l'idea che gli aspetti patologici fossero attribuiti in prima istanza ai postulati e non alla logica sottostante, che sarebbe da profano, a me sarebbe venuto più naturale da pensare. Quindi mi ha sorpreso che il dibattito sia andato, se capisco bene, tutto verso perché sono problematici postulati e non la base su cui stiamo lavorando. Esatto. Che è una domanda anche, diciamo, sembra anche strano rispetto all'esperienza che normalmente si ha in logica, cioè l'esperienza di avere che i problemi derivano dalla logica sottostante è più comune, anzi, direi che c'era da aspettarsi, non lo so, a me sarebbe venuto naturale neanche dibatterlo. Per cui mi interesserebbe capire un po' di più di questo dibattito a cui hai accennato. L'altra cosa è un po' legata alla domanda di Vincenzo di prima e alcune riflessioni che hai fatto adesso sulla possibilità di una teoria generale delle revisioni, sul suo ruolo in applicazioni ai database. E da un lato, anche qui da profano, mi viene da pensare che sicuramente da un punto di vista fondazionale è molto profonda questa lettura algebrica. Mi chiedo se per essere davvero efficiente ed efficace non debba essere, come dire, computazionalmente ispirata da qualche parte. Cioè, normalmente quando io penso, non so, a modelli logici per i database, mi viene da pensare anche a problemi di complessità dei processi che vado a descrivere. Altrimenti è un po' cioè, descrivi una, diciamo, algebricamente qualcosa che computazionalmente potrebbe non avere alcun interesse, vuoi semplicemente appunto per problemi banali di complessità computazionale. Mi chiedevo se aveste affiancato, visto il rilievo che tutto questo tipo di lavoro ha per la computer science, se stesse provando ad affiancare un lavoro più computazionalmente ispirato. Ok, allora, per quanto riguarda il dibattito sulla bontà dei postulati, questa è essenzialmente una cosa che ha sorpreso anche noi quando abbiamo cominciato a ragionarci su, perché abbiamo cominciato a sfogliare la letteratura e ci siamo resi conto che una serie di dibattiti davano per scontato ciò che in realtà scontato non era. Per esempio, molti degli articoli con cui abbiamo avuto a che fare. Questa cosa abbastanza simpatica, partivano in questo modo. Allora, assumeremo di avere a che fare con una logica estremamente generale, una logica che ha una congiunzione, che ha una disgiunzione, che ha un'implicazione che si comporta come residuo e ha una negazione che soddisfa non contraddizione, terzo escluso. Questa è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno per la belief revision, cioè la logica classica. Ovvero, essenzialmente è quello. Ovvero, buona parte degli studi si è sempre basata solo e soltanto sulla logica classica, come se la logica classica fossero le colonne d'Ercole su cui ba basare ogni tipo di indagine epistemologica. Ma questa non è storia vecchia, questi sono gli anni Ottanta.
tutto sommato recente come dibattito. La cosa interessante quindi è che non è mai stata messa in discussione la logica classica, a dire il vero anche per ragioni di natura appunto applicativa, proprio perché pensate al Prolog, il Prolog che è uno dei primi sistemi per la prototipazione dei database, si basa chiaramente sulla logica classica, sul metodo delle clausole. Non è mai stato affrontato il problema del linguaggio della logica, perché si dava per scontato che una logica dovesse avere una congiunzione, un'implicazione, una negazione. E quindi ci si è concentrati essenzialmente sui postulati, dicendo: diamo per assunto che la logica classica è la logica delle epistemologie e delle applicazioni. Come dovrebbero essere fatti i postulati di revisione delle credenze? Quelli di Alcuron, Gerdenfors e Mackinson erano plausibili, però risultavano particolarmente inefficaci. In primo luogo perché, appunto, la logica classica è estremamente, diciamo, è una logica distributiva, è una logica con un'implicazione, diciamo, abbastanza potente, diciamo così. E quindi si cade molto facilmente nell'onniscienza logica. Questo è il problema fondamentale della logica classica, cioè che l'onniscienza logica nella prototipazione degli operatori epistemici classici è sempre dietro l'angolo. Quindi bisogna sempre cercare un modo per limitare, diciamo, l'esplosione, diciamo, delle teorie quando le andiamo a rivedere classicamente. E poi perché la logica classica, appunto, non tiene conto di una serie di fattori, appunto, come, che so, la possibilità di avere a che fare con la paraconsistenza, con la possibilità di avere a che fare con delle teorie controllate, quindi pi arbitrariamente piccole. E alla luce di questo, quindi, hanno deciso di boicottare, se non proprio abbandonare, rifiutare completamente il framework. Che secondo me è stato un peccato dal momento che bastava semplicemente generalizzarlo. Qualcuno l'ha fatto di recente, tipo il gruppo di Marcello Coniglio e tutti questi autori, per lo più eliminando postulati, ci si è sempre preoccupati di eliminare postulati, ma mai di vederli da una prospettiva più alta. Noi ci siamo limitati semplicemente a generalizzarli, tenendoli tutti. Però il dibattito, diciamo, sulla revisione il dibattito cui accennavo, diciamo, non è più andato avanti, più che altro. Non è più andato avanti perché è stato abbandonato il framework AGM, dicendo: ok, noi vogliamo la logica classica, l'AGM per la logica classica non va bene, quindi l'AGM non lo prendiamo, e non hanno più riaperto nessun tipo di discussione. Di recente c'è Pollock che sta pubblicando articoli in cui se la prende con l'AGM perché dice che perché la logica non deve essere in nessun modo monotona. E quindi non si può fare epistemologia formale, diciamo, utilizzando approcci non quantitativi. Quindi questa potrebbe essere un'ulteriore motivazione a fare un lavoro come quello che ha proposto Stefano, perché, diciamo, c'è una popolazione di filosofi che non vede l'ora di avere tra le mani queste cose, per dire: avevo ragione io. E quindi, diciamo, il dibattito è ancora fermo. Sarebbe interessante provare a vedere se di fatto si possa fare qualcosa anche con un po' le conclusioni che abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda questioni di complessità computazionale, ebbene, questa è la cosa che mi preoccupa di più, perché non ci abbiamo ancora pensato, però chiaramente avendo a che fare con questa volta con strutture potenzialmente grandi, per esempio, provate a immaginare
modello più che numerabile. Non so quale possa essere la complessità, per esempio, dell'operatore di revisione che abbiamo prototipato noi, perché ha sicuramente un'infinità di soluzioni, potenzialmente un'infinità di soluzioni, una revisione. Sì, era quello che mi preoccupa, cioè quello che, sì, sostanzialmente la messa era quello che volevo. Deve essere qualcosa di mostruoso. Più che altro potrebbe essere interessante provare a imporre dei constraint, come diceva Stefano, utilizzando magari le funzioni di preferenza di cui parlavo all'inizio, e quindi provare a rendere le soluzioni diciamo, di numero finito, e quindi provare a gestire le questioni di complessità lavorando comunque su numeri piccoli. Quella potrebbe essere, secondo me, a livello intuitivo, buona soluzione, ma sinceramente non saprei come fare al momento. Scusate, posso dire una scemenza? Diciamo, nel caso logico, no? Come costruire i belief set è ovvio, cioè voglio dire, credo una cosa solo se vale uno nella logica, oppure nell'approccio di Davide. Costruisco il belief set dicendo credo qualcosa se la sua interpretazione sta nel filtro generato dalle... No, aspetta, credo qualcosa... Vabbè, non, diciamo, lasciamo perdere la generalizzazione. Però nel caso logico, se penso a logica classica o anche LP, so come costruire un belief set. Però nel caso probabilistico c'è anche il problema, no? Della costruzione del belief set. Non so come questo venga risolto. Cioè, posso comprare la tesi di Locke e dire... Aggiungo al belief set qualcosa se ogni distribuzione di probabilità ti dà una probabilità maggiore di una qualche soglia. Però allora credo B, ma non credo, posso non credere la congiunzione. Cioè, non so se c'è questo dibattito che in epistemologia formale, filosofia della scienza ancora continua, se c'è anche nel belief revision. Sì, questo diciamo più che altro c'è negli approcci quantitativi alla belief revision. Come dicevo all'inizio, il paradigma GM è assolutamente qualitativo, cioè si occupa di descrivere i meccanismi di revisione delle credenze. Quindi non tiene in considerazione questo. Per tenere in considerazione questo, bisogna pa passare gli approcci bayesiani, per esempio. Beh, ma quello che dici tu, Stefano, è perché ci metti una regola di accettazione. Sì, Secondo io stavo me. pensando a una cosa più... Cioè, Che... riconduci nell'alveo sarebbe un modo, quello che stai dicendo tu sarebbe un modo per ricondurre un caso probabilistico nell'alveo delle robe che fa Davide, con una regola di accettazione. Sì, quello Sì, effettivamente potrebbe essere un è... trucco. Sì, no, è qualcosa che Davide non ha toccato, ma perché a loro non interessa, diciamo, a loro non interessa come si costruisce un belief set, anche se ti compri una logica sotto, diciamo, può essere generale quanto vuoi, però hai un'intuizione, di che hai una nozione di tautologia, no? Hai una nozione di teorema, per cui hai un'intuizione di che cosa, quale sia la regola ovvia per costruire il belief set. Se sei probabilistico, non c'è, mi sembra, cioè, non lo so, ecco, la domanda era se c'è una maniera di costruire i belief set, però era una così un commento, non... Potresti fare utilizzando sistemi di chiusura e provare a fare un discorso del genere, utilizzando leggi matrice e non invece fuzzy models. Eh sì, però con la probabilità come faccio? Diciamo, se sono probabilistico, come faccio? Non ho i fuzzy models, non ho le matrici, non ho... Cioè, no. Magari potresti lavorare, che so, una forzatura potrebbe essere: ti prendi leggi matrici, no? Costituite, prendi delle logiche con, ad esempio, che ne so, ecco, prenditi le logiche sottostrutturali, no? I reticoli residuati. Reticoli residuati hanno una teoria degli stati che si comporta bene, no? Potresti prenderti, per esempio, gli stati, diciamo, mimano un po' la nozione di misura di probabilità, no? E
potresti prenderti, che ne so, per esempio, per le logiche sottostrutturali, leggi matrici della forma reticolo residuato e poi un sistema di chiusura i cui belief set sono, che ne so, sono insiemi di elementi del modello i cui stati sono tutti sopra una determinata soglia, per esempio. A livello intuitivo è un po' una forzatura, lì bisognerebbe, secondo me, lavorare proprio con logiche probabilistiche. Questo è un framework più che altro qualitativo, difficilmente tiene conto degli aspetti più strettamente quantitativi. Bene, sono altre domande? Ok, non mi sembra, non vedo Posso chiedere domande. una cosa, Davide, Vai. ma una Sì. curiosità, non ha niente a che fare. Io la prima volta che sentii parlare di questo sistema formale fu negli anni 90, un convegno SILS da un ragazzo che si chiamava Alessandro Agostini. Ci lavora ancora lui su ste robe? Non lo Credo che so. poi sia andato a Trento. Non lo so. Non lo È un so. nome che non ti risulta. Ragazzo, poi adesso avrà 45 anni, ma almeno, perché allora ne aveva, era appena laureato, non so se veniva da Firenze. Non lo so. Nel senso, non ho mai letto nulla di suo. Nulla. Vabbè, niente, era così. Però in Italia ho visto la ricerca nel Belief Revision, c'è stato un lungo periodo in cui la GM, proprio la GM, la teoria GM non è stata studiata tantissimo in quel periodo. No, infatti lui mi disse proprio questo, mi disse a me interessa queste robe, ma in Italia non le fa nessuno, non so, stiamo parlando del 95, 96, quegli anni lì, insomma, quindi 25 anni fa. Sì, peccato perché era abbastanza nuovo, era promettente. Sì. Va bene, allora io ringrazio ancora Davide per questa bellissima lezione, per averci fatto comprendere alcuni aspetti algebrici di alcune importanti nozioni filosofiche. E speriamo, come sempre, di poterci rivedere in presenza a Urbino per altri seminari su questi argomenti. E ringrazio chi ha partecipato nel pubblico. E il video, Davide, appena sarà pronto, ti invieremo la registrazione. E poi, come sempre, se avete altre domande che emergono da rivederlo, Davide nell'ultima slide ha lasciato la sua email. Potete, se per te va bene, Davide, anche insomma, scrivere via. Assolutamente, ogni suggerimento è ben accetto. Assolutamente. Questo lavoro parte da questa presentazione, Davide, parte da un articolo che avete già pubblicato o che state per pubblicare? Allora, diciamo, parte di questo lavoro è basato su un nostro articolo mio e di Michele sul Journal of Philosophical Logic, che è On a Logical Algebraic Approach to AGM Belief Contraction Theory. E poi, diciamo, la parte sulla logica del paradosso è parte di un lavoro con Massimiliano Carrara e che abbiamo sottomesso, e siamo attualmente in attesa di Magari ecco, consenso. il primo diciamo, è già a disposizione, il secondo quando insomma, avrai la versione definitiva fra le mani, insomma, magari se mi riesci a mandarmelo lo rendo disponibile a chi ha partecipato a questo tuo seminario. Grazie ancora a tutti Grazie. e arrivederci a presto. Grazie.